due giganti della musica italiana. Oggi 23 settembre compie 85 anni, un cantautore unico, scrisse anche per una grande interprete che amò, nata esattamente 24 ore prima di lui. I due hanno anche avuto una tormentata storia d'amore nei primi anni 60 e lui scrisse per lei questo capolavoro. Bellissimo. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Tutto quanto io voglio avere senza fine. Celebriamo la loro storia, le loro canzoni insieme a Mario Lavezzi, benvenuto, musicista, produttore naturalmente di Ornella Vanoni, ma colonna della musica italiana, e grazie anche a Antonella Piterno che è giornalista. Buonasera. Di costume, benvenuti. Buonasera. Insomma, buon compleanno Gino, buon compleanno Ornella. Ieri. Io l'ho già fatto ieri sera. Diciamo che non si possono dire però gli anni delle signore, solitamente non si dicono. Lei, però lo, no, lo dice lei tranquillamente. 85 anni. 85 anni. Che meraviglia, come se li porta bene. Chapeau, perché io ci metterei la firma. Però tu ci puoi raccontare come ha festeggiato ieri? Ieri ho festeggiato, guarda, con amici, a casa di un nostro amico Roberto Spada, erano 19 persone, di cui praticamente solo 4 uomini. Erano tutte amiche. Vedi, tutte amiche. In serenità, è stata una festicciola intima, proprio tra veri amici. E comunque Ornella e Gino sono una coppia che ancora oggi emoziona molto, come mai? Emoziona perché il loro amore è, intanto dura ancora fino a oggi, perché Gino l'ha detto, è stato un grande amore, si è evoluto in qualcosa di diverso, un'amicizia sentimentale ma ancora molto forte. E poi a sentire le parole di questa canzone, cioè anche senza conoscere il loro amore, ma chi può non essere emozionato, chi può non provare dei brividi? È una dichiarazione d'amore pazzesca che tocca i cuori di tutte le generazioni, perché io ho visto anziani, cioè dell'età di Gino e Ornella, adulti, ma anche coppie giovani ai loro concerti. E questa canzone poi è stata divinatoria, se vogliamo, l'ha scritta 58 anni fa, senza fine, ispirandosi alle mani di Ornella, alle lunghe mani di Ornella, e questo amore, anche se poi ora è declinato in amicizia sentimentale, è davvero senza fine. Quindi come possiamo non emozionarci? E noi ce li vogliamo ancora gustare un po' in coppia, prego. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo non posso spiegarti, non so cosa sento per te. C'è che mi sono innamorato di te,
dice che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Bello, fantastico. Che bellezza, no? Che pezzi indimenticabili. Guarda, poi lei, cioè io quando facciamo studi di estrazione, una registrazione, e Ornella va di là, io sto in regia, io ti assicuro, quando canta la canzone, emotivamente sono colpito, ma non lo dico per piacere, proprio perché lo sento, come lo sente anche il fonico che è lì. Quando abbiamo fatto per esempio la canzone che ha fatto a Sanremo 2 anni fa, no? Bisogna imparare ad amarsi. Sì. No? Noi sentivamo la versione dell'autore, no? per avere l'idea della canzone qual era, no? Io l'avevo già, ma il fonico no, no? È andata di là lei, in automatico è diventata un'altra canzone, cioè, lei apre la bocca e ha questa straordinaria capacità di comunicare quello che canta, capito? Che è quello che conta poi nelle canzoni. È la comunicazione che colpisce, no? L'emotività delle persone. Assolutamente, no? Assolutamente, senza tempo. E Antonella, questo amore, no, tormentato loro degli anni 60, che Italia era quella di quel periodo in cui effettivamente c'erano anche, come dire, molte critiche, no, per questo... Certo. Questo amore un po' fuori dagli schemi. Era l'Italia del boom economico, ma era un'Italia anche molto perbenista. Il divorzio sarebbe arrivato dopo un bel po' di anni. Paoli era un uomo sposato. Gigi e Ornella aveva già avuto un legame con un altro uomo sposato, Streller, quindi figlia di un industriale farmaceutico, suo padre non ne poteva più, erano tutti disperati. Scusate, ma no, vi interrompo solo un attimo perché sto vedendo che è arrivato Adriano Giannini, fra poco sarà con noi intervistato da Alberto. Scusa, non volevo interrompervi, ma insomma abbiamo ospiti che arrivano. Quindi era un amore molto trasgressivo, poi Gino trasgressivo lo è stato ancora di più, perché dopo essersi lasciato con Ornella, che a un certo punto si risolse controvoglia, poi si è pentita di questo, a sposare un altro uomo, Lucio Ardenzi, con Gino che diceva no, non la sposare, guarda che vengo lì alla cerimonia a cantare senza fine, tipo Dustin Hoffman nel Laureato, e lei si sposò con lui e subito dopo lui la rimpiazzò con Stefania Sandrelli, che oltre lui era ancora sposato, e la povera moglie Anna andò da Ornella a dirgli: se me lo porti via io muoio. Io mi sono già persa, io muoio perché tutti questi intrecci. Comunque lui poi si mise con Stefania Sandrelli e Stefania era minorenne e rimase aspettava Amanda, diede alla luce Amanda mentre lui stava avendo il figlio dalla sua moglie ufficiale. La mandarono in Svizzera a partorire perché a quel tempo era uno scandalo. L'Italia ancora non aveva digerito lo scandalo di Fausto Coppi e della Dama Bianca. Però di un decennio prima. Parliamo anche di oggi, no? Del Gino Paoli di oggi, perché oltre al suo compleanno si festeggiano i 60 anni di carriera. Lui non si concede quasi mai alle telecamere, però per noi ha fatto un'eccezione. Ascoltate. Ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo. Io durante la vita non faccio bilancio, vivo l'oggi, quindi non mi interessa né ieri né il domani. Questa lunga storia d'amore. Nessuno sa perché una canzone farà successo o no. C'è chiaramente una sorta di magia che si scatena con qualche cosa che c'è nella canzone. Genovese non è una scuola, era un gruppo di amici che si conoscevano prima di entrare nell'ambiente della canzone. Era un gruppo di amici che stavano bene insieme, che facevano casino insieme, che suonavano insieme, e c'era una grande solidarietà tra di noi. Non c'erano inviti, non c'era competizione, non c'era niente. Senza fine, tu trascini la nostra vita. Come nasce una canzone? In fondo è una cosa che macini dentro finché a un certo punto hai bisogno di buttarla fuori. Non dire che mi ami. Il mio lavoro è la
la dimostrazione che un artista non può fermarsi, quindi deve andare oltre. Parte dall'idea che quando hai detto quello che dovevi dire ti devi fermare. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Certo che la storia di Gino Paoli è veramente come in un film, ha 85 anni ancora sul palcoscenico. Qual è il segreto, Mario, per concludere? Ma qual è il segreto? Secondo me è la musica, no? Uno quando fa musica credo che allunghi anche la vita. Io ho visto Gino circa 6 mesi fa al Blue Note di Milano con un trio straordinario, ha fatto un concerto, ti assicuro, travolgente, perché comunque ha una capacità anche lui di comunicare, come altrettanto ce l'ha Ornella. In pochi ce l'hanno, eh? E lui è uno di questi, ed è per me straordinario. Poi io e lui abbiamo anche fatto delle battaglie insieme per il diritto d'autore, per difendere... Come no, come no. E allora buon compleanno Gino Paoli, buon compleanno ad Ornella Vanoni, grazie. Grazie a Mario Lanezzi, grazie ad Antonella Tiperno. E adesso la linea dall'altra parte dello studio, Alberto. Eccoci qua. Allora...